Torniamo in diretta sui 92.7 di Teleradio Stereo. Come promesso è arrivato il momento dell'approfondimento anche sul motomondiale, sulla MotoGP in particolare, perché c'è stato il primo gran premio della stagione 2016 in Qatar, a Losail, l'ha vinto Jorge Lorenzo. Ne parliamo con un grande esperto, uno dei più grandi esperti a livello nazionale, esagero, voglio dire così. Diamo la buonasera a Gianluigi Ragno, alias Mr. Helmet. Ciao Gianluigi. Buonasera, grazie della promozione. Ciao, l'anno scorso buonasera. Ero uno che sapeva un po' di cose, quest'anno sono diventato uno dei più grandi livello esperti internazionale. Va bene, addirittura. Guarda, vi ringrazio. Guarda che l'approfondimento che abbiamo fatto a novembre, poi post Valencia, ha avuto un successone anche su YouTube, visualizzazioni a pagare. Che sei la promozione è assolutamente meritata, meritatissima. Benissimo, io vi ringrazio, sono qua. Grazie a te per la disponibilità. Partiamo proprio dal grande protagonista di Losail, no? Un personaggio, Jorge Lorenzo, che lo scorso anno era partito veramente con delle enormi difficoltà, proprio nelle prime tre gare non riusciva a salire sul podio, non riusciva a reggere il passo di Valentino Rossi, sembrava un pilota in totale crisi di identità. Poi si è ripreso alla grandissima dopo la vittoria di Jerez dello scorso anno, fino a vincere un mondiale in maniera assolutamente meritata, e sin dai test invernali di quest'anno, passando poi per la prima gara, ha dimostrato di essere in assoluto l'uomo da battere, il pilota più in forma. Sì, Lorenzo di identità ne ha anche troppa, nel senso che adesso emerge, diciamo, questo suo dominio e anche questo suo dominio caratteriale che ha deciso di voler imporre a tutto il circus, no? Quindi a quelle speleta che non lo gradiva tanto, gli preferiva Marquez sicuramente e gli preferiva anche Valentino, anche al pubblico spagnolo che gli preferiva, gli ha sempre preferito Marquez, insomma un po' a tutti, anche in casa Yamaha, dove pur vincente non riesce a trovare quelle conferme, no, di fiducia e tutto il resto. Un episodio, non so se mi consenti di parlarne, è appunto quella della nuova firma del contratto. Certo. Lorenzo ha preteso prima dell'inizio del weekend di ricevere per primo il contratto da firmare, ha preteso che fosse un contratto nel cachet più alto rispetto a quello di Valentino e di tutti gli altri, quindi, e ha scelto di non firmarlo. Quindi questa, come a dire, non temo neanche la non firma, no, dal punto di vista della competitività, cosa che invece si era dimostrata l'anno scorso. Quindi è un Lorenzo molto forte, molto sicuro di sé, che ha capito tutto, che ha fatto pole position, giro veloce, giro record e vittoria della gara, insomma. È uno forte. È uno molto forte, fra l'altro si è vista anche la sua sicurezza, la sua personalità in questo momento. Lui ha sempre avuto grande personalità, però il gesto che ha fatto, no, dopo aver vinto, in un certo senso chiudetevi la bocca, no, per le polemiche che ci sono state nei mesi scorsi con Rossi, che di fatto ha cercato di sminuire anche la vittoria del titolo a Valencia, accusandolo poi di essere stato aiutato da Marquez. Il Lorenzo di quest'anno è partito veramente con l'idea di mettere in riga tutti, e il pilota più in difficoltà è sembrato, proprio nel confronto diretto, proprio il compagno di squadra. È vero che Valentino Rossi ha sempre questa spada di Damocle dell'età, perché poi più si va avanti in questo sport e più è difficile poter essere competitivi. Rossi ha da poco compiuto 37 anni, però ecco, il Rossi visto all'opera in Qatar è sembrato veramente molto molto lontano come tempi sul giro rispetto a Lorenzo, e molto meno incisivo in gara. Allora, l'età, noi dobbiamo decidere se nella MotoGP conta l'esperienza o la forza, nel senso che abbiamo visto vincere in altre categorie, ma comunque ad armi praticamente pari, atleti anche più vecchi. Il problema di Valentino è Lorenzo ed è egli stesso, secondo me, in questo momento. Cioè, c'è un confronto diretto con il compagno di squadra in una gara, nella prima gara, perso ampiamente, con già 12 punti di ritardo sul mondiale. È vero che è una gara sola e non vuol dire niente, ma Valentino ha perso dal giovedì, dal venerdì, insomma. Certo. Non ha vinto una lì. Poi se proprio vogliamo essere analitici e anche un po' cattivi, se Iannone avesse fatto il suo dovere, sarebbe probabilmente salito sul podio anche lui al posto di Marquez, e così via, a scalare di una posizione, insomma. Questo non vuol dire che Valentino sia finito, perché Valentino ha sette vite
forse 8, e quindi riuscirà a trovare quelle motivazioni tecniche e umane dentro di sé, fuori di sé, nel gruppo di lavoro, eccetera. Sicuramente non è partito come avrebbe voluto, e la firma tanto affrettata con Yamaha non lo ha aiutato come avrebbe pensato. Diciamo che gli effetti inizieremo a vederli più avanti, insomma, ecco, sotto questo aspetto qui. Valentino Rossi, secondo me, per come la vedo io, ha da gestire molte cose che non sono soltanto il fare il pilota. La VR46 è una creatura che diventa sempre più grande, sì, forse troppo, in cui non regna quell'armonia che vogliono farci credere. C'è un rapporto con Sky a doppio filo, che se Valentino vince va tutto bene, se Valentino non vince inizia a esserci qualche problema. C'è la spada di Damocle di un Espeleta pieno di debiti che ha bisogno di Valentino più che di altri. Insomma, Valentino ha tante responsabilità sulle spalle, ecco, e non solo quelle della pista. Questo è verissimo, però tutta questa faccenda a me personalmente ha sorpreso abbastanza, perché poi Rossi è sempre stato uno molto onesto e molto sincero con se stesso, e fino a qualche settimana fa diceva: aspetto di vedere come andranno i primi Gran Premi del 2016 per capire se sono ancora competitivo, e poi deciderò se firmare eventualmente il rinnovo. Questa fretta invece di annunciare, no, il rinnovo biennale con la Yamaha, a cosa è dovuta? Perché si è voluto così sbrigare pur di fronte a tante incognite? Perché ragazzi, parliamo di un Rossi che fra due anni di anni ne avrà 39. Ma allora, i contratti si possono sempre scindere prima del previsto, ormai lo si può fare, figuriamoci se non può farlo Valentino. Innanzitutto non credo che creda, scusami il gioco di parole, di non essere più competitivo. Quasi nessun pilota lo pensa fino all'ultimo momento, e tanto meno lui. Anche perché non è così, perché secondo me Valentino è ancora molto competitivo. Ha firmato per mettere pressione alla Yamaha e per dire alla Yamaha: guardate che se c'è uno che non fa storie, un uomo immagine, un uomo che vi fa vendere, su cui potete contare e che non va neanche piano, beh, quello sono io. Quello buono dei due sono io. Ecco, questo secondo me è il messaggio di Valentino. Non sono i 6 milioni che ha preso all'anno per due anni a cambiargli la vita. A Lorenzo ne hanno proposti 8, Lorenzo li ha rifiutati perché molto probabilmente la Ducati ne ha pronti più di 10 per averlo a sé. Però Valentino ha una società che da sola fattura più di 50-60 milioni di euro, voglio dire, non sono i 6 milioni, non è l'ingaggio, no, è chiaro. Non è l'ingaggio di girare con la moto e tutto l'indotto. I grandi atleti vivono più dell'indotto che dell'ingaggio in sé. Ma era come dire: cara Yamaha, guardate che io sono qui, sono pronto, non faccio storie, sono un bravo bambino, vi faccio vincere, vi ho portato dei titoli, vi ho fatto vincere quando la Honda, io ci sono, c'ero, ci sarò sempre. Lorenzo vi sta rompendo le palle. In realtà Yamaha ha apprezzato questo, ma dovrebbe anche pensare che al momento chi può fargli vincere un titolo è Lorenzo. Certo. Questo oggi, lunedì, che giorno è? Ho già perso martedì, il senso. Martedì. Pensa come sono messo. Il martedì dopo il Qatar, magari fra tre gare cambia tutto. In quel caso Yamaha è in quella che in finanza si chiama, in economia, win-win situation, cioè comunque vada a vinto, ma non deve, secondo me, rischiare troppo. Cioè l'atteggiamento di Yamaha è molto pericoloso, perché sta puntando sull'immagine, sull'affetto, sulla nostalgia, sulla carisma, sull'esperienza, piuttosto che sui numeri, che sono quelli che poi nelle moto vincono sempre. Sì, anche perché appunto, insomma, Rossi è certamente ancora un grande pilota, un grandissimo talento, però si avvia, insomma, verso i 40 anni. Se Lorenzo poi dovesse decidere di non proseguire il suo rapporto con la Yamaha, avrebbe bisogno la Yamaha di un top rider vicino a Rossi, perché puntare su Rossi come possibile vincitore per il titolo da qui ai prossimi due anni sarebbe veramente una mossa abbastanza rischiosa. E ti chiedo, visto che poi oggi ho letto anche il nome di Vignales accostato alla Yamaha,
Andrea, Vinales per carità è un pilota giovanissimo, bravo, è uno che sta facendo bene con la Suzuki, però da qui a considerarlo un top rider in grado nei prossimi due anni di poter lottare per il titolo, forse mi sembra un po' troppo. Non è un grossissimo rischio anche per la stessa Yamaha? C'è un problema molto grave in MotoGP che si chiama trio, cioè ci sono tre piloti forti e basta, perché se possiamo considerare Pedrosa, diciamo, part time, nel senso che emerge alcune volte e poi riscompare. Diciamo che dopo 10 anni in MotoGP si può dire che Pedrosa è un pilota molto molto forte, ma non è da titolo forse. Esattamente, come non lo è Andrea Dovizioso. Esatto. I talenti sono una cosa diversa dai campioni. I talenti sono delle scommesse, cioè sono dei piloti che potrebbero fare moltissimo, ma ancora non hanno fatto e non è detto che facciano. Su dieci talenti se ne sviluppano forse due, uno e mezzo. E lo stesso Iannone, che tutti vedono come alternativa, è un pilota che non ha mai vinto una gara. Certo. Quindi, e neanche un mondiale, neanche un mondiale nelle classi minori, fra l'altro. E neanche un mondiale. Vabbè, questo può voler dire meno, perché sai, il mondiale è come anche nel calcio, ci sono tantissimi campioni, certo, che non hanno vinto delle cose, ma tu non puoi discutere, no? Per esempio Stoner è uno che non ha mai vinto niente, il 125 in 250, in modo GP è diventato un campione. Sono tante le situazioni, però Iannone è uno di quelli che insieme al suo compagno di squadra Andrea Dovizioso dovrebbe essere preso a randellate dal suo team, perché se c'era una gara in cui Ducati avrebbe potuto vincere finalmente veramente, beh, quella era il Qatar, sì, perché si è visto come andavano via eccetera. Quindi questo cosa vuol dire? Che non ci sono alternative, che Ducati pur strapotente non ha vinto, che Valentino Rossi è finito addirittura dietro a Marquez e con uno Iannone in sé sarebbe finito probabilmente quinto, sì, e in più che Lorenzo è un mostro, cioè è un vero assassino, cioè è uno che ha strappato a metà il suo compagno di squadra e in più ha ucciso due Ducati più forti di lui che lo passavano come se avessero un altro tipo di veicolo in rettilineo. Quindi questa cosa, cioè il risultato, cioè i valori in campo sono molto più cattivi e crudi di quello che è emerso dalla classifica e dal cronometro. Poi l'abbiamo già detto, è stato un episodio, magari dall'Argentina poi più avanti vedremo insomma quello che sarà, potranno cambiare le cose, ma per quanto riguarda domenica il cielo è abbastanza nero per la Dorna e per Sky. Teniamo conto del fatto che associare Dorna e Sky non è così fantascientifico, perché Sky è una delle entità che dà più soldi a Dorna. Quindi voglio dire, Dorna Sky deve rendere conto di molte cose, dalla Moto 3 alla Moto 2, al vivaio e a tutto quello che ne deriva. Tenete conto, ma ve lo dico perché così vi anticipo un pezzo che farò uscire presto, che anche il mercato degli sponsor, dei soldi, dei piloti sotto contratto è in mano alla VR46 a Valentino Rossi. Sky Racing Team e Rossi non è uno sponsor, non è un fatto di sponsorizzazione, sono soci, ok? Certo. Quindi VR46, Sky Racing Team e Sky sono soci, e che AGV Dainese, sempre roba di Rossi eccetera, partecipazione eccetera, mette in pista 14 piloti, quasi tutti nel vivaio. Quindi voi dovete tenere conto anche di queste cose qui in proiezione futura. Certo. È chiaro che se Dorna deve investire sul futuro, fare un calcolo negli anni, rendere conto a qualcuno di alcune cose, lo sapete già chi è. Non è Lorenzo e non è neanche Marquez. E con questo penso di essermi spiegato. No, non c'è il minimo dubbio. Veramente Rossi rappresenta tanto altro, non solo il grande pilota che è stato e che è ancora adesso. Hai parlato della Ducati e del risultato agrodolce maturato in Qatar, perché Iannone poteva davvero mettere in difficoltà addirittura anche Lorenzo ed è caduto un po' ingenuamente, mentre Dovizioso alla fine si è diviso bene da Marquez e ha conquistato il secondo posto. Va detto che però, ecco, Dovizioso e Iannone sono due ottimi piloti che possono garantire degli
degli ottimi risultati. Io lo so dove vuoi arrivare tu. Però poi la Ducati sta cercando palesemente per il 2017 di ingaggiare Lorenzo, e c'è anche un altro personaggio di grande carisma che è stato affiancato addirittura a Dovizioso Iannone, diciamo, come collaboratore del team, e parlo chiaramente di Casey Stoner. Questa doppia situazione che si è creata, no? Lo Stoner collaboratore interno e il Lorenzo ricercato numero uno per il futuro del team, per trovare finalmente il top rider in grado anche di far vincere il titolo alla Ducati, questa doppia situazione non rischia poi di mettere troppa pressione sia a Dovizioso che a Iannone in questa stagione? Ma magari gliela mette, nel senso che avere il pilota più forte che c'è al momento, parlano numeri e cronometro, come possibile candidato, e avere l'unico pilota che ha vinto come Ducati pronto con la tuta, secondo me non può essere che una cosa positiva. Chi se ne frega della pressione a Dovizioso e a Iannone, cioè non hanno fatto grandissime cose fino adesso, con la pressione cosa vuoi che succeda? Che peggiorino? Iannone cade già, sì. Dovizioso, a parte il Qatar, ha fatto una serie di piazzamenti sicuramente non soddisfacenti, chi se ne frega della pressione? No, io non lo so se mi spiego, la realtà è, lo sapete qual è che Stoner avrebbe dovuto correre, avrebbe voluto correre, e molto probabilmente se non si fosse chiamato Casey Stoner avrebbe corso. Voi sapete perché non corre la prossima gara al posto di Petrucci? Che è infortunato, ricordiamo. Che è infortunato, chiaramente. Oppure non lo sapete? Io, è una curiosità che vi chiedo. Non corre. Io te lo vorrei chiedere, appunto. Perché... Bravo, grazie per la domanda che mi sono autogenerato. Stoner non corre la prossima gara perché dovrebbe correrla come sostituto di Petrucci e non come wild card. Questo significherebbe che non correrebbe con la moto del 2016, quella che hanno Iannone e Dovizioso, ma con quella del team Pramac, con la moto del 2015 di Petrucci, sì. che non fa schifo come la moto di Hernandez, no. La 14.2, sì. Ma non è sicuramente all'altezza della moto di Iannone e Dovizioso. Quindi non è che Stoner non corre, e Stoner ha detto: ma voi siete matti, ma io non corro, non faccio il mio rientro così. Ma Stoner ha paura. Vorrei vedere se Troy Bayliss, tornando sulla Ducati, andrebbe a correre con la moto di Baiocco, che ne so, o di Menghi, certo. Oppure se Biagi, tornando, andasse a correre con la Yoda e non con un Aprilia ufficiale, certo. Oppure se Valentino, tornando, andasse a correre con la Yamaha Tectroi. È follia pura, ma è una follia il fatto che Dorna si dia una martellata dove sai tu, cioè perdendo l'occasione di far correre Stoner, di farli sfidare lì dove ci potrebbe scorrere il sangue, togliendo magari anche dei punti a Lorenzo, pur di non dare soddisfazione a Stoner, lo spettacolo, eccetera. Cioè c'è anche dell'autolesionismo sotto questo aspetto qua, perché un'organizzazione in difficoltà che non ha spettacolo, che c'è un Lorenzo ammazza tutti, solo tre piloti in grado di vincere, forse due e mezzo, rinuncia alla variante anomala Stoner. Capito? Questo sì, è molto grave. È anche un grande rimpianto per gli appassionati, perché sarebbe uno spettacolo vedere anche Casey Stoner in questo gruppetto di scatenati. Ma tu forse, che sei, e te l'ho già detto facendoti sorridere, una persona troppo per bene, dimentichi il fatto che alla Dorna dello spettacolo non gliene frega niente. Assolutamente nulla. Gli interessano solo i soldi. Io ho scritto una volta che se Speleta facesse assicurazioni, ciambelle, colombe pasquali, panettoni o MotoGP, li farebbe nello stesso modo. Non è Flammini. Ok? Sì. Cioè, voglio dire, è più Eccleston che Flammini. Certo. Cioè, dove Flammini è il grande capo della Superbike, sì, eccetera, no? Sì. È più, non è come la NASCAR, la MotoGP. La MotoGP assomiglia di più alla Formula 1. Quindi si fa quello che conviene. Quello che succederà è che probabilmente incazzatissimo, arrabbiatissimo e anche arrappatissimo, tanto sono le 10:15, sì, tranquillo, Stoner tornerà, vabbè che è anche una radio calcistica la vostra un po', quindi chissà che cosa è stato detto durante la giornata, quindi non lo voglio sapere. Figurati. Però voglio dire, succederà che tornerà al Mugello e sarà un bagno di sangue, perché sarà anche abbastanza ingrifato, come si suol dire. Quindi è inutile rimandare il non rimandabile.
Non so se mi sono spiegato. Assolutamente, comunque, assolutamente sì, ti sei spiegato perfettamente. Stoner non corre per questo, se proprio lo vuoi sapere, perché non vuole correre con una moto sfigata, mentre invece Dorna uno strappo, un regolamento in favore di uno che non corre per il mondiale, avrebbe anche potuto farlo. Prima c'era il conteggio dei giorni, ti ricordi, non è potuto scendere in pista, sì, perché aveva testato, insomma, fra poco, poi perché ha le doppie punte, poi perché comunque si veste male, insomma, la Dorna troverà dei regolamenti per impedire il più possibile, ritardare il più possibile il rientro di Stoner, che tornerà e sarà ancora più incazzato. Sì, perché lo sappiamo tutti com'è. Ti faccio le ultime due, caro Gianluigi. La prima è su Marquez, visto che si è detto in questi giorni che queste nuove regole che sono state introdotte quest'anno in MotoGP avrebbero costretto comunque Marquez a modificare anche il suo stile di guida, e ciò lo avrebbe un pochino penalizzato. Ti chiedo se sei d'accordo oppure no. Ma visto che siamo in piena fase di mercato, perché già si parla appunto dei contratti del prossimo anno, visto che in Superbike c'è un signore che sta dominando ormai da un anno, e parlo di Johnny Rey su Kawasaki, mi sembra un pilota discretamente forte e forse anche pronto per il passaggio in MotoGP. Lui è già stato qualche anno fa in MotoGP per sostituire Stoner sulla Honda, non andò nemmeno malissimo, fra l'altro, in quelle poche occasioni. Ti chiedo se è possibile, ecco, magari il prossimo anno vedere Rey in qualche top team della MotoGP. Allora, secondo me Marquez non ha un problema Honda, è la Honda che ha un regalo Marquez, cioè come va la Honda tu lo vedi da come va Pedrosa, il di più è Marquez. Sì, sì. Cioè, io non penso che Marquez faccia fare alla Honda qualcosa di meno di quello che la Honda non è in grado di fare come motocicletta, cioè è un valore aggiunto Marquez, che poi si possa trovare più o meno bene con una motocicletta piuttosto che con un'altra, siamo d'accordo tutti. Diciamo che questa è un'elettronica un po' più agricola, consentimi il termine, e quindi favorisce quei piloti un po' più puliti, ok? Sì. Quelli che hanno il polso un po' più controllato. Però non è neanche vero, perché Stoner, che non è sicuramente un Lorenzo, ma è più vicino a un Marquez, non ha fatto, quindi è un fatto di adattamento. Poi la Honda una quadra la trova sempre e Marquez tornerà, sono quasi sicuro di questo. Quindi io credo che in realtà sia la Honda che ha un problemino, non Marquez. Non cioè Marquez c'ha qualche problemino, ma è colpa della Honda al momento, ok? Sì. E per quanto riguarda Johnny Rey è una domanda veramente tanto difficile. La Superbike e la MotoGP sono diverse. Johnny Rey vince in Superbike perché ha la moto migliore, perché è l'uomo giusto sulla moto giusta, ok? Sì. E dietro di lui, a parte qualcosina, c'è ancora più il nulla di quello che c'è in MotoGP al momento. La mia opinione è questa, cioè senza nulla togliere a Chase Davis, che sta facendo benissimo e che si parlerà soltanto di chi farà secondo, tranne qualche volta che insomma qualche ceffone Sykes lo restituirà. Sì, perché sì, lo ha già fatto recentemente, che il minimo le ha già fatto. Però il leitmotiv non è questo, il leitmotiv è quanti punti farà Johnny Rey, non è se vincerà il mondiale, stando così le cose. Ma si vede che la Superbike gli sta stretta, Gianluigi, no? La Superbike sta stretta, non si può dire, perché anche della gente che l'ha uccisa senza pietà, soffocandola nella culla, senti che come sono cattivo stasera, tipo Ben Spies, è andato poi, sì, in MotoGP ed è finita in un altro modo. Se poi vogliamo parlare del perché Ben Spies ha preso i ceffoni dalla Yamaha, posso aprire anche un'altra parentesi semi-complottistica, ma è un altro discorso. Sicuramente. Nemmeno Toseland, che ha vinto due titoli, ha fatto queste grandi cose. Sono due mondi diversi, non te lo so dire se Johnny Rey, perché sai, non è una questione solo di forza, bisogna anche essere adatti. Ci sono dei calciatori molto bravi che nel nostro campionato non hanno combinato moltissimo, facendo poi moltissimo all'estero e viceversa. Cioè bisogna trovare anche l'ambiente adatto a sé. Se a uno gli fa schifo un certo tipo di ambiente, di modo di fare, dico, anche se è meglio e non gli piace, diciamo che meriterebbe un'opportunità, almeno questo si può dire. E non sono proprio così convinto che sia un premio andare in MotoGP per uno che è fatto in un certo modo. Non so se mi sono spiegato. Cioè, sarebbe come se io ti regalassi il più bel pallone da rugby che c'è. Ti faccio un dispetto, Alessio.
tu magari vorresti un pallone normale firmato da chi sei. Quindi tu mi stai dicendo, cioè, che se offrissero a Rey, diciamo, il posto accanto a Marquez in onda HRC, lui lo rifiuterebbe? O non lo vedrebbe come un premio? No, no, non ne sono sicuro, perché il prestigio, i soldi e la gloria piacciono a tutti. Però Rey è uno che ha già messo i denti sull'asfalto guidando una MotoGP, e secondo me lui lo sa com'è, capito? Certo. Cioè, ci sono tanti piloti che poi dopo hanno detto no no, sto bene dove sto. Per esempio Davide Giuliano è uno di quelli che l'occasione per andare in MotoGP, Moto2, MotoGP ce l'ha avuta, no? Eppure, pur non avendo ancora vinto Superbike eccetera, ha avuto delle occasioni. Certo. Ma non ci è andato. Non siamo tutti uguali. No, dipende anche da che cosa ti offrono, perché un conto è andare in MotoGP e magari guidare una moto che al massimo può arrivare tredicesima in un Gran Premio, un conto è stare in Superbike con la Ducati ufficiale con la possibilità anche di vincere. È chiaro che a quel punto tu, Giuliano, puoi scegliere e scegli bene se poi resti in Superbike, mentre se ti offro comunque una grande opportunità in MotoGP con una moto ufficiale, lì difficilmente puoi dir di no, anche per un discorso di crescita personale. E io francamente penso che Rey sia pronto. Guarda, però, poi vedremo il prossimo. Ti dico una cosa, Johnny Rey, tanto per fare un ragionamento, diciamo così, un po' astratto, no? Perché è un tema astratto, è uno di quelli che è stato con la Honda in Superbike tanti anni, non vincendo, ok? Non prendendo neanche dei soldissimi, no? Come dal punto di vista dell'ingaggio, ma è stato buono e tranquillo tanti anni, pur potendosi lamentare, potendo scegliere altro, eccetera, così. Quindi non lo so se è uno che veramente ambisce a un determinato tipo di cosa. È abbastanza ombroso Johnny Rey, è fatto strano, insomma, chi frequenta il paddock lo conosce, è bravissima persona, eccetera, però non è champagne, ecco, da questo punto di vista. Può anche essere che a uno piaccia un determinato mondo proprio perché gli piace quel mondo lì. Non so se mi sono spiegato, sì, cioè, sì, non sì, è detto. Se ami quell'ambiente preferisci sì, stare lì. Sì, sì, poi i piloti inglesi sono fatti tutti in un certo modo. Cioè Aslam, ti faccio un esempio, ha preferito andare a correre nel BSB, sì, piuttosto che fare un anno da comparsa in Superbike. Perché? Perché il pilota, alcuni piloti vivono anche di gratificazioni che vanno al di là del soldo, del prestigio, cioè quelli sono persone che viaggiano col motoron, con la moglie, il bambino col triciclo, cioè sono tutte delle situazioni un po' particolari, ecco. Se poi mi chiedi se agonisticamente Johnny Rey sarebbe in grado di far bene in MotoGP, ecco, cazzo, questo non lo so, e quindi ti deludo e non ti do una risposta. Chissà se lo scopriremo. Caro Gianluigi, il tempo purtroppo è tiranno, dobbiamo salutarci, però è stato un grandissimo piacere fare con te questo approfondimento. Posso dire una cosa sola, perché come mi dispiace tanto, ma una cosa velocissima. Certo. È arrivata una brutta notizia via comunicato stampa, che è in concordato fallimentare la MV Agusta. Questo è un peccato. Ok, rischia di chiudere MV Agusta, è in ristrutturazione aziendale. Nonostante i buoni risultati, nonostante le cose, nonostante le moto belle, le moto vendute, eccetera, sono grossissimi i problemi economici. Non è a rischio la stagione sportiva, ma l'azienda invece sì. Cioè, secondo me questo tema, cioè rischiamo di perderci un'altra gemma della storia motociclistica italiana in maniera veramente brutale, perdonami il gioco di parole. Con i modelli. È vero, un peccato. Volevo avvertire che sta succedendo questa cosa qua, che non è bellissima. Non c'entrerà con la MotoGP, ma insomma uno ci dovrebbe pensare a queste cose. Hai fatto benissimo Gianluigi, è stato un piacere poter fare di nuovo questo approfondimento con te, ci risentiamo presto. Quando volete voi. Perfetto. Grazie ragazzi. Grazie a Gianluigi Ragno, alias Mr. Helmet.